Buongiorno, ben arrivati a CrossFit Lambrate, sono Luigi, 12 giugno, oggi abbiamo un bel lavoro da fare, c'è un bel gesto che è il cluster, ci piace tantissimo, e poi un conditioning tutto pepe. Allora, per i cluster noi solitamente prendiamo la storia da lontana, cominciamo a scaldare per bene le anche le gambe, andiamo anche qui facciamo fare sempre i nostri trainer che hanno un buon background in questo senso. Scaldiamo per bene la rack position perché questo gesto è piuttosto importante e rivediamo quindi il gesto ovviamente con il PVC, quindi senza carichi aggiunti. Dopodiché piano piano cominciamo a introdurre il bilanciere vuoto e ci passiamo un po' di tempo con carico molto basso. Per lavori di questo tipo cerchiamo sempre di dare un intervallo fra i 15 e i 20 minuti per trovare un set pesante, perché poi altrimenti andiamo a faticare troppo i nostri ragazzi e hanno un po' di difficoltà ad affrontare il lavoro che poi succede. E quindi rivediamo tutta la tecnica del cluster partendo appunto dallo squat clean fino poi al press successivo. E appunto, una volta che i ragazzi sono caldi e sono pronti a affrontare questo lavoro di tecnica e di forza, gli diamo un quarto d'ora circa per trovare questo set pesante, che dobbiamo chiarire non è un massimale, quindi non si va a cedimento tecnico, dobbiamo mantenere una buona esecuzione del gesto e soprattutto un buon tempo, un buon ritmo nell'esecuzione. Poi passiamo invece alla parte di condizionamento, che di nuovo vede un gesto molto simile a quello che abbiamo appena eseguito, con un carico immagino significativamente più leggero, e quindi vediamo il thruster, quindi di nuovo ricostruiamo a carico leggero il gesto partendo appunto dal front squat press, leghiamo i due movimenti, otteniamo poi quindi una fluidità e una capacità quindi di ciclare questo movimento in maniera il più possibile fluida, soprattutto perché le ripetizioni non sono pochissime, quindi anche chi magari si avvicina per le prime volte a questo tipo di lavoro è bene magari già da subito far capire qual è l'importanza di leggere tutto il workout, spezzare quindi le ripetizioni in base a quelli che sono degli intervalli aggredibili da ciascuno di noi, anche perché alla fine sono 6 round di lavoro da fare. Quindi il lavoro consiste in questo, sono 6 round for time, quindi da fare più in fretta possibile, ma sempre correttamente, quindi con una buona forma, di 13 thruster e 14 pull up, che sono declinati così. Per gli RX abbiamo 50 kg per i ragazzi, 35 per le ragazze come peso suggerito, e l'esecuzione per i pull-up è chest to bar, quindi il petto che va a toccare la sbarra. Dopodiché per gli intermedi invece abbiamo un peso più basso, più vicino ai classici benchmark, quindi 40 kg e 25 kg per le ragazze, però questa volta abbiamo i pull-up normali, quindi un'esecuzione un pochino più semplice. Per i newbie invece abbiamo 30 kg di peso e 20 kg di peso per le ragazze e pull-up normali. Per i newbie magari potrebbe anche valere la pena utilizzare un'esecuzione ancora più semplice, quindi magari suggerire dei jumping pull-up con un box sotto i piedi. E prima di partire per questo lavoro, che non immagino sia lunghissimo, rivediamo ovviamente tutti i movimenti nella loro propedeutica di base, scaldiamo per bene le trazioni, quindi con esecuzioni di hip swing piuttosto che di trazioni di forza per cominciare ad attivare un pochino il dorso, dei mini cicli a secco se vogliamo, quindi a barra vuota, dei 2 o 3 round nei quali proponiamo 8-10 thruster e poi dei pull up, oppure chi ha già una certa dimestichezza può già fare dei chest to bar, in modo tale che arriviamo all'esecuzione poi del workout già caldi e con in mente un piano per poter eseguirlo nella maniera più rapida e più corretta possibile. Mi aspetto che una cosa del genere possa avvenire in circa 12-15 minuti nella versione RX per le persone magari non eccessivamente condizionate,
Dopodiché rimane il tempo, come al solito dopo la classe, di fare un pochino di stretching, allungamento e quindi cool down, e di nuovo i punteggi della lavagna, perché sono un'informazione fondamentale per noi che facciamo programmazione, ma soprattutto è un modo per rendere i ragazzi ancora più partecipi alla classe che hanno appena fatto.